Carlo Alberto Battini è, diciamo così, colui il quale si è occupato di portare in Toscana, nell'eccellenza toscana, i due giocatori umbri che la Massese si è assicurata negli ultimi giorni, il centrocampista giovane Leonardi e l'attaccante classe 95 Donati. Intanto cominciamo col capire da dove vieni e, diciamo così, qual è il tuo lavoro in generale. Io sono umbro, vengo dalle zone di Foligno, Montefalco, e sono stato un ex calciatore e ho uno studio legale e ho intrapreso questa professione da consulente sportivo e ho concluso questa trattativa con la Massese di Andrea e appunto Marco, scegliendo Massa proprio perché credo che per loro sia un punto di svolta. Una piazza così per me, secondo me, è un'occasione più unica che rara, soprattutto per queste categorie. Quindi penso che ho dato un consiglio a tutte e due. Il mio consiglio è quello di dare tutto quello che possono dare per questa maglia, per questa società, anche visto come, e questo devo fare veramente i complimenti alla società, per come ci hanno accolto, per come li hanno accolti. E quindi il mio consiglio è proprio questo, di dare veramente tutto per questi colori e per questa società. Dato che sei un ex calciatore, quindi hai anche presumibilmente un certo bagaglio tecnico da esercitare, ti chiediamo quali possono essere le qualità sulle quali devono puntare questi due giocatori che sicuramente conosci meglio di noi. Per esempio, partiamo dal più giovane, da Andrea. Allora, Andrea, di centrocampista. Andrea, secondo me, nonostante la giovane età, è un giocatore di grande personalità e io proprio per questo ho scelto Massa, perché credo che sia Andrea che Marco possano reggere la pressione di questa piazza. È un giocatore molto tecnico che, se sfruttato come credo venga fatto al meglio, può dare veramente un grande aiuto e grandi soddisfazioni alla causa. Invece qualche difetto, magari qualche problemino da migliorare? Ma problemini da migliorare, essendo appunto giovane, ce ne sono, però io credo che questa situazione possa farlo crescere anche a livello mentale per aprirgli le porte veramente del calcio che si merita. Passiamo a Marco, sì. Donati, la punta, classe 95, Marco, che, diciamo, a prima vista impressiona già per la stazza fisica. Assolutamente sì, per me Marco è una... io credo molto in questo giocatore, per me è stata una scommessa grande, già vinta in parte, proprio perché secondo me, per le sue doti fisiche e per la forza di volontà che ha nel giocare, è un giocatore che aiuta molto la squadra, soprattutto nello svolgimento del gioco, e riesce ad abbinare la forza fisica al sacrificio, e soprattutto in questo periodo e nel gioco in generale se ne trovano pochi. È un ragazzo che comunque dedica molto al lavoro anche in settimana, e questo lo premia poi, perché la domenica comunque si vede. Qualche carenza da migliorare? Carenza da migliorare, secondo me, e questo, come ho detto, vale anche per Andrea, deve abituarsi, e qui ne avrà l'occasione, alla sana competizione tra i compagni di squadra, nel senso che comunque quest'anno ha un compito difficile, perché comunque ha compagni di reparto molto forti, quindi questo secondo me lo aiuterà a crescere e a giocarsi il posto e a guadagnarsi il posto. Da operatore di mercato ti chiediamo cosa ne pensi del mercato della Massese, che già prima dell'arrivo dei tuoi due giocatori sembrava, come posso dire, importante, un mercato
diciamo così, almeno per quello che riguarda l'eccellenza, un mercato veramente molto interessante. Assolutamente sì, secondo me è stato un mercato ben costruito e ben pensato, perché comunque si è creato uno zoccolo duro, un'ossatura della squadra con esperienza e di categoria anche superiore. E secondo me questo permette di dare tranquillità anche a giovani che comunque magari sono alle prime esperienze. Io penso che ci siano tutti i buoni propositi per fare bene. Ovviamente ti vedremo allo Stadio degli Olivetti durante la stagione, qualche volta, speriamo. Parliamo di una cosa esterna al calcio. Cosa vi è sembrato del posto, della zona? Tutto veramente magnifico, sono sincero, mi sono trovato molto ma molto bene. Ho già detto che verrò spesso a vedere domenica la partita, perché oltre al fattore calcistico c'è il fattore città che veramente vale la pena. Beh, io ti ringrazio. Grazie a voi. Ti do appuntamento a volentieri.